appunto che richiamano anche i colori sociali dello stilo mostrace. È partita, inizia il gioiosa Iorgo, tenta di trattenerlo Gergo, ma Ferreira è inarrestabile, entra in area, attenzione, palla per Gentile, Gentile, e c'è stata una chiarissima occasione. Forte attaccante del gioiosa, Milone, taglio in profondità, Canfri viene fermato. Va sul secondo palo per cercare Gergo, attenzione, non eccezionale l'uscita di Commisso, però batte lungo Papaleo, attenzione di testa Coluccio e c'è rete. Coluccio porta in vantaggio lo stilo Monasterace. Servire Peppe Papaleo, attenzione, sta recuperando, recupera forte il Gioiosa, ma è veloce anche, attenzione Florio, 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 e c'è il secondo gol, c'è il raddoppio dello stilo Monasterace. E Del Gaudio, ancora per Criniti, Criniti. Si accentra, va al cross, attenzione, esce bene Stillitano, servito in profondità Peppe Papaleo, questa volta esce bene Commisso che recupera palla, attenzione, ancora Commisso, palla per Papaleo che non riesce a calciare a porta vuota praticamente. La palla prolungata da Tromba, adesso un bel tiro a volo, bellissimo di Gentile. Se ci sono novità sul terreno di gioco del Gioiosa. Le novità che l'agibilità c'è, purtroppo però non è ancora possibile ospitare pubblico, quindi si dovrebbe giocare a porte chiuse. Ovviamente la società ha preferito continuare in questa trasferta a Roccella. Purtroppo finché c'è stato. Arriva adesso. Parte Matteucci, tenta il tiro in porta, telefonato, nuovo calcio d'angolo. Palla battuta, attenzione ancora, e c'è il gol, direttamente sul calcio d'angolo della Peppe Papaleo. C'è molta densità, palla, ha tentato la palla lunga, attenzione! Abalos che vanifica il bell'intervento fatto, riparte Cavallaro con Del Gaudio, mette la palla dentro, attenzione! Il passaggio per un saltatore, tenta il passaggio per l'inserimento ancora una volta di Coluccio che tocca di testa, Gigliotti verso Tromba, Ferreira tenta un tiro non lontanissimo, si cambia fronte, Gigliotti andrà al lancio lungo, così è, palla per Ferreira che controlla bene per Criniti, si accentra Criniti, limite dell'area, palla filtrante per Tromba e Gergo lo ferma. Ha in bocca il fischietto il signor Dell'Orio di Sondrio e in questo momento sancisce la fine dell'incontro in questo anticipo della 22ª giornata del campionato regionale di eccellenza sabato 18 febbraio 2023. Lo stilo Monasterace si impone sul campo della Gioiosa Ionica per 2-1 grazie alle reti di Coluccio al 24esimo, Florio al 28esimo e ad accorciare le distanze per il Gioiosa Criniti al 62esimo.